Che gran serata e abbiamo parlato di musica, continuiamo a farlo perché a questo punto abbiamo anche un'altra ospite che è protagonista del nostro bel contenitore dove c'è la musica e l'intrattenimento, quindi voglio salutare la nostra amica Federica Prati. Buonasera Federica. Buonasera, buonasera a tutti che Buonasera a te, ascoltano. grazie. Allora vediamo di fare adesso un po' un riassunto di ciò che ti appartiene con Ninfa, prego. Federica Prati si diploma in canto moderno all'Istituto Musicale CEPAN. Successivamente decide di provare la strada del cantautore e produce dei singoli, Feeding You e Leggera, entrambi destinati alla partecipazione del Festival di Castrocaro negli anni 2013 e 2014, aggiudicandosi la semifinale di questo importante concorso su Rai 1. Il singolo Leggera è stato prodotto in un studio dopo una lunga notte insonne, in cui Federica si faceva molte domande su se stessa e sulla fine di una relazione, è in programma la produzione anche del video. Bene, quindi Federica, dobbiamo partire dalla prima parte che della tua, insomma, carriera artistica, perché tu sei una cantante. Certo. Io nasco come cantante, esattamente come tu giustamente hai sottolineato nella mia biografia. E devo dire che il mio percorso è partito dalla miglior strada possibile, che è la musica, che è la strada che ci unisce tutti quanti, credo, perché l'amore per la musica è un amore universale che si riflette in tutti i contesti, in tutto il mondo. Quindi mi ritengo una persona fortunata, a dire il vero, ad aver usufruito, ecco, della musica per così tanto tempo nella mia vita. Bene, questa è una cosa molto bella che poi tra l'altro ha un'esperienza già di diversi anni però, eh? Certo, devo dire che sì, ho avuto un periodo di, come dire, stasi creativa, perché mi sono dedicata più alla televisione, in quanto qualche tempo fa, nel 2015 per l'esattezza, ho firmato un contratto con Rai 3, con la trasmissione TV Talk, come opinionista e analista per la loro trasmissione di Società e Cultura. Quindi mi sono dedicata molto al mondo più che musicale, televisivo, che è un altro aspetto appunto del mondo dello spettacolo che spesso non viene visto anche per noi cantanti come la prima scelta, ma che a volte nella vita capita e quindi bisogna ritrovarsi insomma con le opportunità, a raccogliere le opportunità che si hanno e a farne il massimo, sfruttarle al massimo. Bene, questo sicuramente già fa parte della prima parte che è quella legata alla tua, insomma, conoscenza musicale, ok? Dopodiché, però, c'è stato un cambiamento che ha a che fare invece con, il volere prendere in affidamento coloro i quali sono Certo. dei creativi e diventano anche loro dei cantanti. Com'è avvenuto questo cambiamento? Guarda, ti dirò la verità, è venuto in maniera molto naturale, in quanto un giorno mio padre, mentre uscivo appunto da una registrazione per Rai 3, mi chiamò dicendomi: "Ma tu che ne sai così tanto del mondo dello spettacolo? Hai fatto così tanti provini, così tanti casting, così tanti corsi, perché è importantissimo anche studiare. Perché non aiuti gli altri che sono persi in questo mare di mille opportunità a raggiungere una propria strada?" Allora sono partita dal mio amore per la musica, che poi era alla fine la cosa più importante, il pilastro di me stessa, e ho deciso di prendere sotto la mia ala alcuni talenti da me selezionati dal mio team, dal mio staff appunto che lavora con me, e di aprire un'agenzia per talenti, in maniera particolare per musicisti, modelle e modelli, ballerini, tutti i talenti musicali e televisivi che possono esserci nel mondo dello spettacolo. E infatti ho appena aperto da poco l'agenzia Constellation di mia proprietà. Ah, bene, quindi questo praticamente è il passo successivo a quello che è il tuo volere, lavorare in un. Ma tu pensa, Esattamente. cioè quella che mi incuriosisce come domanda, ma tu continuerai a cantare, cioè vorrai ancora cantare? Certamente, infatti io ho in programma, come giustamente avete prima sottolineato nella mia biografia, ho in programma non soltanto di produrre il videoclip di Leggera, ma sono in contatto con una casa discografica di Soho, Londra, per produrre il mio primo album. Ah, bene, questa è una novità che ci stai raccontando. Esatto, una novità di questi giorni che ho deciso di trattenere per il baby show. Grazie, anche questa è che gran serata, quindi voglio dire, ci dai una primizia, un'esclusiva fondamentalmente. Esatto. Bene, Posso noi. dire che voi siete i primi a cui l'ho detto. E questo ci fa immenso piacere. Noi tra un po' avremo il piacere di sentirti, perché poi comunque nel nostro dialogo c'è anche la Federica cantante, quindi abbiamo anche il Sì. piacere di poterti sentire. Vuoi salutare qualcuno prima di salutarci direttamente? Certo, voglio salutare tutti i miei fan e tutti i miei artisti, perché
Molte volte li vedo un po' persi nel loro mare, alcuni li vedo che sono troppo timidi, altri invece li vedo che sono troppo lanciati, e gli voglio sempre ricordare che devono trovare dentro di loro la strada che più si sentono, sempre essere genuini, sempre essere se stessi. Complimenti, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stata nostra protagonista, ti facciamo un in bocca al lupo e ci si risente Grazie al più mille. Presto. Grazie, grazie mille, ciao Federica, una buona è stato serata. Un piacere. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Le tue mancanze riempiono i miei vuoti, i miei silenzi sono urla stanche. Capirai le regole del quieto rispettarsi, ma quando ormai sarà già troppo tardi. È piena di ricordi, come la mia testa. Verrà un tempo in cui i ricordi si inanelleranno l'uno dopo l'altro, ed ogni piccola, piccola carezza dentro di me sepolta resterà.